Sì, monsieur Susta, vous avez 2 minutes au nom des LDE. Sì, signor Presidente, colleghi deputati, signor Commissario, l'indicazione obbligatoria del marchio d'origine proposta dalla Commissione va condivisa perché ha un duplice scopo: informare maggiormente il cittadino consumatore e valorizzare il sistema industriale di quei paesi europei che stanno investendo grandi risorse in innovazione per riconvertire il proprio apparato produttivo verso l'eccellenza. Dobbiamo perseguire il ripristino minimale della parità di regole con quelle aree commerciali, Cina, USA, Canada, Giappone, che hanno già introdotto il Made in, sapendo che ciò non porta con sé alcun rischio di illegittimità. Occorrono un mercato più trasparente e più controlli. Occorre ridurre l'incertezza giuridica e arginare la contraffazione e la concorrenza sleale. A tutto questo può indirettamente o direttamente servire il made in obbligatorio all'importazione, senza costi aggiuntivi per i produttori, gli esportatori e i consumatori europei, favorendo così la creazione di un campo uniforme con i partner commerciali che hanno già implementato la norma, in coerenza con la scelta politica e culturale che ha inteso e intende creare ed estendere e rafforzare un sempre più grande libero mercato nel mondo. Ciò permetterà anche di valorizzare l'industria manifatturiera di qualità, e sottolineo di qualità, in molti paesi europei, ritenuta erroneamente leggera, il che è anche una grande questione sociale che l'Europa non può dimenticare affinché gli obiettivi di Lisbona siano in concreto e non con astratte affermazioni perseguiti. E questa è fine l'occasione per porre alla Commissione alcune domande. Qual è la strategia della Commissione per rafforzare gli aspetti esterni della competitività europea, considerato il rapporto strettissimo che c'è tra industria e commercio, tra produzione e promozione? Quali sono i mezzi che la Commissione intende impiegare per arrivarci? Perché la Commissione si è limitata a recepire nella proposta i prodotti di quei settori che l'hanno chiesto e non li ha estesi a tutti quelli che sono prodotti industriali, come hanno invece fatto gli Stati Uniti d'America? Sono alcune domande che appare naturale proporre in un mondo sempre più globalizzato, che deve crescere nella libertà senza protezionismi e anche nel rispetto però delle regole che presidiano l'interesse generale innanzitutto dei cittadini e dei consumatori.